Ancora un incidente mortale in provincia di Vicenza, un operaio di 29 anni travolto da un carico di finestre. Oggi un minuto di silenzio durante le celebrazioni con cui l'ANMIL ha ricordato le vittime sul lavoro. 3 morti al giorno, 5 decessi dovuti a malattie professionali. Siamo fermi a 10 anni fa, denuncia l'associazione. 387.000 infortuni nei primi 8 mesi dell'anno, in crescita sul 2023. Aumentano quelli mortali, 680, erano 657 nello stesso periodo l'anno scorso. Aumentano anche le malattie professionali, 59.000 denunce, oltre il 20% in più e 10.000 malati a causa del lavoro in un solo anno. Non si tratta di fatalità, quando c'è da tagliare un costo, sicurezza e prevenzione sono le prime voci a saltare. Bisogna partire dalle scuole con la formazione e l'informazione e coinvolgere non solo gli alunni ma anche i datori di lavoro in questo progetto. E poi sono da rivedere le leggi a tutela delle vittime che risalgono al 65. Proseguire introducendo certamente nuove norme, contrastando il lavoro sommerso, contrastando tutti quei fenomeni che rendono più fragile il lavoro. 400.000 finora, sottolinea la ministra, le imprese che hanno chiesto la patente a punti obbligatoria dal 1° ottobre per operare nei cantieri.